È lei la star dell'agenda politica quotidiana in corso a Napoli in vista delle elezioni europee di domenica prossima. Il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti col Parlamento, Maria Elena Boschi, giunge in città dopo una visita a Sant'Anastasia per lanciare la candidatura dell'onorevole Pina Picierno, capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Italia Meridionale. Prima tappa al Caffè Gambrinus, storico salotto in piazza Trieste e Trento, dove il ministro e la Picierno sono state protagoniste di un dibattito moderato dal giornalista Adolfo Pappalardo. Prima di giungere al Gambrinus, il ministro ha parlato delle celebri 80 euro di aumento salariale e della questione giudiziaria che ha coinvolto Paolo Romano del Nuovo Centrodestra, nonché del programma del Partito Democratico. 80 euro in più in busta paga a chi guadagna meno di 1.500 euro al mese, per dare un aiuto alle famiglie, per far riprendere i consumi, ma soprattutto per abbassare le tasse sul lavoro. Abbiamo inciso sul cuneo fiscale. Questa è una scelta che spetta al nuovo centrodestra, chiaramente, perché è un esponente di quel partito e il partito deciderà. Noi rispondiamo per il Partito Democratico, quella è una scelta del nuovo centrodestra, chiaramente non aiuta a riavvicinare i cittadini alle istituzioni, i cittadini alla politica, che invece è l'obiettivo di tutti noi. Stiamo lavorando per questo, stiamo lavorando tutti i giorni sul territorio. Assunta Tartaglione, il segretario regionale del Partito Democratico, Pina Picerno, che è la nostra capolista per la circoscrizione Sud. Abbiamo messo in campo una squadra di candidati in gamba, competenti, preparati per le europee, e abbiamo tanti candidati che si stanno affermando per gestire e amministrare i comuni qua in Campania. A seguire, la Boschi ha incontrato le candidate nella sede del PD in via Santa Brigida, intervenuta ai nostri microfoni anche l'onorevole Assunta Tartaglione. È molto importante che alla fine di questa campagna elettorale la presenza del segretario nazionale, ma anche dei ministri, proprio per evidenziare l'attenzione che si ha per la campagna, e questo io credo che sia molto importante perché noi dobbiamo riportare la campagna al centro della politica nazionale. Sì. Arrivederci, grazie. In macchina, noi andiamo.